La legalità ha un sapore ben preciso, è quello dei prodotti che arrivano dal lavoro sulle terre confiscate alla mafia. Gusti su cui ha puntato il ristorante civico-sociale, aperto a Cassino da circa un anno e mezzo. Un luogo dove in ogni angolo campeggia qualche simbolo di legalità, che sia la maglietta dell'Associazione Libera o il calendario dell'Associazione Peppino Impastato. Una scommessa vinta, così come dimostra la presenza di magistrati, forze dell'ordine, giornalisti, rappresentanti della società civile, insieme per un pranzo di solidarietà per aiutare la casa famiglia Peter Pan. È il secondo anno che noi invitiamo tutti i giornalisti locali, le forze dell'ordine per sensibilizzare un po' di più il territorio, soprattutto durante le festività natalizie. Quasi tutti sanno che noi abbiamo delle case famiglia. In questo ristorante sociale lavorano per l'appunto due ragazzi provenienti dalla casa famiglia. In più quest'anno ci sarà la possibilità di aiutare una bambina in difficoltà e quindi mangiare facendo un po' di beneficenza. Sono molto qualificati, le presenze significative. Questo testimonianza di come questa città, questo territorio è solidale, è generoso, io lo ripeto sempre. Credo che questa sia la risposta che anche l'amministrazione, la città può dare ai bisogni della famiglia, delle famiglie che sono crescenti e per diffondere una cultura della legalità e della solidarietà. Anche il procuratore capo di Cassino, da poco arrivato in città, ha voluto prendere parte all'iniziativa. È l'occasione per me non solo di affermare un principio di solidarietà, ma anche di conoscere l'ambiente che circonda il mio ufficio. È una conviviale che porterà sicuramente dei frutti perché si svolge all'interno di una struttura che vive di legalità, perché mi dicono che acquista i prodotti che vengono da beni confiscati, quindi c'è un ambiente favorevole per fare qualche riflessione utile anche sul nostro lavoro.